Una rimonta pazzesca, un successo di platino, quello che il Teramo coglie a Viterbo al termine di 93 minuti di pura adrenalina, strappando un 2-3 pesante come un macigno in ottica salvezza. Il pomeriggio nella Tuscia è un concentrato di emozioni, col diavolo che se la vede brutta ma risorge e adesso può guardare alla Pistoiese con maggiore fiducia. E dire che le cose si mettono subito malissimo, perché pronti via e D'Ambrosio fa valere i centimetri e l'inclinazione di famiglia per battere di testa Perucchini dopo un piazzato di Volpicelli scaturito da un fallo su Mungo, grande ex, subito gettato nella mischia da Punzi. La reazione biancorossa di fatto non c'è. Calcagni e Volpicelli con le loro conclusioni mancano tra il 12esimo e il 25esimo il bersaglio grosso, mentre il colpo di testa di Bianchimano è fermato da Perucchini. Nel Teramo solo Bernardotto si fa vedere al 27esimo, ma Perucchini, sempre lui, è super al minuto 33 quando sventa una girata sotto misura di Bianchimano, ben servito in area da Adopo. Piove però sul bagnato per la banda Guidi, perché al 33esimo Rosso trattiene Volpicelli in area e manda l'ex Matelica la battuta vincente dal dischetto. Doppio vantaggio viterbese e Teramo che sembra ormai spacciato. Sensazione che dura 3 minuti, quanti bastano a Pavlev per stendere in area Bois e consegnare ad Arrigoni il primo rigore stagionale che il capitano del Teramo trasforma, trasformando anche l'inerzia del match, che tra primo e secondo tempo si sposta tutto dalla parte abruzzese. Nella ripresa entra Jacoponi per Fiorani, diavolo col 3-4-3 che non trema sul doppio lob di Mungo in apertura, anzi con la transizione di Rosso, minuto 52, il diagonale di Bernardotto infatti firma un pari insperato solo qualche minuto prima. Diavolo che a questo punto si affida a ripartenze che tagliano una retroguardia lenta come quella gialloblu. Bianchimano non trova più spazi per il tiro e quando lo fa, come a metà tempo, il pallone è fiacco. Nel Diavolo entrano Azio Osmanovic, D'Andrea e soprattutto Lorenzo De Grazia, terminale dell'ennesima ripartenza biancorossa a 10 dal traguardo, che attraversa con una lama la viterbese e consegna il vantaggio all'11 di Guidi, meritato per la caparbietà che la squadra ci mette anche quando nel finale Punzi getta dentro anche Murilo, espulso a tempo scaduto senza mai rischiare, portando a casa 3 punti che, se non possono avere ancora il gusto della salvezza, ci vanno davvero molto vicino.